guarda quanta! Sì, asciuga tutto! Il canale! Che asciuga il canale! Eccoci qua, nuovamente a San Marco Villalba, lungo il Sellina. Ecco, vedete un po' quali sono i risultati. Piano piano questa strada sta franando tutta. Il problema del Sellina e della strada è arrivato in consiglio comunale, ha presentato un'interrogazione il consigliere di minoranza Gianfrancesco Chiericoni, che chiede la messa in sicurezza della via. Ormai è diventata veramente pericolosa, due auto non ci passano più e i residenti chiedono che venga messa appunto in sicurezza. Come? Istituendo un senso unico di marcia, mettendo un divieto per i mezzi pesanti. Daniele, nostro operatore, ti prego di riprendere. Ecco qua, vedete qui la strada proprio è in condizioni davvero pericolose. Nonostante gli ultimi lavori di consolidamento, questi sono i risultati. La violenza dell'acqua ha fatto veramente una cosa. Vedete qua, qui stanno per cadere anche questi. Guardate che lavoro. Ecco fatto. Bene, così abbiamo contribuito. Ed eccoci qua. Ormai la strada si sta sfaldando proprio, si sta sfaldando. Noi rinnoviamo l'invito all'assessore Dringoli, assessore ai lavori pubblici, di mettere in sicurezza questa strada. È impensabile continuare così. Qualche giorno succede veramente qualche incidente. Eccoci qua, vedete un po'. Qui addirittura si è scoperto un tubo. Questo qua, vedete, l'acqua addirittura ha mangiato la base di questo ponte. Ma c'è anche un altro aspetto che ora vi facciamo vedere. ...170 gradi, crollo imminente, crollo imminente. Questa è una strada da buttare. Da buttare, però voglio dire, anche gli automobilisti vanno veloci. No. Io sono attento, non mi riferivo mica a lei. Non si passa più qui. Ma questa è una strada vicinale, carrabile, praticamente ci passano con parocci, con i carri. Era diventata un'altra cosa, però non è questa la normalità di questa. Come si fanno? Ah, niente. O se ne fa una nuova? Chissà. O se butta questa. I soldi ce li mettiamo io e lei. Guardi, io la mia piccola parte, io fino a 5-6 euro ce li posso spendere. Io due al massimo. Io due. Senta, qui poi c'è un problema veramente, che ci sono anche passaggi dei mezzi pesanti, non va bene. Vede, è il discorso che è cresciuta la popolazione. È cresciuto i mezzi, è cresciuto i trattori. Vada piano. È cresciuto tutto, ha capito? Ecco, guardate anche queste canne come vengono su, belle, rigogliose. Ha visto questo al telefonino? Prego, avanti. Avanti, avanti, avanti. Sentiamolo un attimino questo signore. Allora, ma con questi camion qui, questa strada, alla fine la fate franare per bene. Ha ragione. No, ma poi io abito qui. Sì che devo venire per forza. Nel senso, come faccio? Sono per le opere di urbanizzazione. Urbanizzazione, ma infatti sicuramente. Ma la strada sta peggiorando giorno dopo giorno. Dopo giorno, ma poi nonostante questo ci sono anche gli alberi che si sono quasi sradicati tutti. Come pulisce il consorzio queste canne rigogliose? Queste cose qui, infatti. Sicuramente succederà, come succede spesso, come succede in Italia nelle cose, finché non succede qualcuno che rimane schiacciato sotto qualche albero, frana giù di sotto, nessuno fa niente. Nessuno fa niente. Anche il pilone della Io luce. Vi ricordo. Abbiamo la macchina. Vi ricordo che io ho avuto 15 cm di fango in casa grazie a questo coso. Ancora dobbiamo vedere l'assessore, speriamo che. Speriamo che venga, veramente, sarei curioso di parlarci anch'io. Ecco, bravo Daniele. Questo è stato l'ultimo e l'unico lavoro di consolidamento che ha fatto il consorzio, fatto in qualche maniera. Guardate un po' l'acqua dove è entrata, Fra un po', quando ripioverà, e se piove come l'ultima volta, questo cemento
andrà via come poltiglia. Cioè, questi sassi cadranno nell'acqua. Guardate che lavoro che ha fatto, vedi? Consolidamento, è andato a farsi friggere. Complimenti, commissario Tamburini, veramente complimenti. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. Ma in Italia è così, ognuno scarica la responsabilità sull'altro. E intanto questa storia rimane così. Questa strada è pericolosa, sta franando. Io mi auguro che il sindaco e l'assessore competente veramente alla fine si degnino di fare un sopralluogo e di sistemare questa strada, di metterla veramente in sicurezza. Continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Bene, ciao a tutti da Sellina. Avete visto com'è passata questa macchina? Cioè, siamo a livelli di follia. Arrivederci. Il canale, che gasciuga il canale!